Si dividono la posta Fano e Vigor Senigallia nel palpitante derby del Mancini per un 2-2 finale, ricco di emozioni con i padroni di casa in grado di ribaltare l'iniziale svantaggio e poi capaci di difendere strenuamente di fronte all'assalto dei rossoblù, che ottengono il pari nei minuti conclusivi grazie alla rete dell'ex capitano Granata Broso. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, negli schieramenti iniziali il tecnico dell'Alma Scorzini, nell'impianto di gioco ormai rodato, conferma la fiducia al classe 2003 Antonioni a centrocampo e si affida davanti al ritrovato Padovani in coppia con Tenkorang, mentre Clementi, che deve fare ancora i conti con una lunga lista di indisponibili, sceglie di tornare al 4-3-3 e ritrova in attacco Capitan Pesaresi, che parte tra i titolari con Derrico, rinunciando a Marini nel pacchetto arretrato. Dirige Palmiere di Brindisi. Combattuto e avvincente sin dal calcio inizio, il match mostra subito due squadre determinate e ben disposte in campo, in cui è la Vigor a rendersi pericolosa per prima. Al terzo Baldini avanza sul centrodestra e serve Pesaresi, che prova a girarsi al limite, pallone centrale che Viscovo blocca. La gara scorre sui binari dell'equilibrio, con tanti duelli sulla linea mediana e le due difese attente sulle offensive avversarie, con gli ospiti che al quarto d'ora tornano ad affacciarsi minacciosamente nell'area granata, con un'apertura ai Baldini che coglie in controtempo Mancini e libera la strada verso i 16 metri a Derrico. Murato dal ritorno del difensore di casa, la palla termina a Mancini, che ci prova da fuori, un difensore di casa alza in angolo. È il preludio al gol che arriva sul corner seguente, che Riota, dopo aver visto respinta la sua prima parabola, raccoglie e rimanda prontamente in area. Viscovo è fuori posizione e Scheffer deve solo depositare col piatto destro la sfera nella porta vuota per l'1-0. La squadra di casa non ci sta e reagisce subito, trovando immediatamente il pareggio con Tenkorang, che al 18esimo sfrutta bene la sponda di Padovani e dai 20 metri non lascia scampassarti con una conclusione potente e precisa che manda la sfera ad infilarsi sotto l'incrocio di pali per l'1-1. Il botta e risposta lascia praticamente invariato il copione della gara, con la Vigor a manovrare e l'Alma che riparte sempre in maniera ficcante. Alla mezz'ora i ragazzi di Scorzini riescono a capovolgere il punteggio. Antonioni, con un preciso cross dal vertice destro dell'area, pesca sul palo opposto Tenkorang, che col sinistro al volo trova lo spiraglio giusto per battere ancora Sarti, firmando la doppietta personale che porta avanti Granata. I rossoblù si lanciano in avanti per recuperare lo svantaggio, ma il Fano arretra con ordine e lascia pochi varchi, tornando a pungere di rimessa al 42esimo, quando Tenkorang va via in velocità, palla al piede a tomba, ma poi col sinistro in diagonale non inquadra la porta. Poi non succede altro fino all'intervallo. Dopo il riposo Clementi aumenta il peso offensivo inserendo Ballello per Beu, ma sono ancora i Granata a far scorrere il primo brivido della ripresa, sempre con lo scatenato Tenkorang che sul cross di Pensalfini colpisce i testa in tuffo con la sfera che sibila vicino al palo della porta rossoblù. La Vigor si riversa in avanti alla caccia del pareggio, occupando stabilmente la metà campo granata. Al nono Riota si accentra a destra e poi calcia col sinistro senza inquadrare il bersaglio, mentre al 14esimo Pesaresi mette in rete di testa un pallone proveniente alla destra, ma viene pescato in posizione irregolare e Palmiere non convalida. Gli ospiti vanno vicinissimi al 2-2 appena superato il quarto d'ora, quando dalla bandierina Riota pesca in area tomba che salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa timbra la traversa. La Vigor insiste al 19esimo sugli sviluppi di un altro corner. I tentativi in successione di diversi giocatori rossoblù si infrangono contro il muro granata davanti a Viscovo. I due tecnici inseriscono forze fresche che non cambiano la situazione sul terreno di gioco, con i ragazzi di Clementi che assaltano l'area dei padroni di casa senza riuscire a sfondare, mentre l'Alma difende con grinta il gol di vantaggio, ma fatica ad alleggerire la pressione dei rossoblù, che a 4 minuti dal termine vedono i loro sforzi premiati dalla rete dell'ex di turno Broso, che appena entrato in campo sceglie bene il tempo sul angolo di Vrioni, anticipa tutti deviando sul primo palo di testa la sfera che si infila alle spalle di Viscovo per il 2-2. Il risultato non accontenta le due formazioni, che vogliono fare bottino pieno. Gli schemi saltano completamente e ad andare più vicini alla terza rete sono i rossoblù, che a 2 minuti al 90esimo con Vrioni sprecano un'ottima opportunità, dopo che l'attaccante, agganciato perfettamente un lancio alle retrovie, non approfitta dell'uscita avventata di Viscovo e calcia fuori a porta sguarnita. Nei minuti di recupero i tanti capovolgimenti di fronte non si tramutano in palle gol e al triplice fischio finale le due squadre escono tra gli applausi del pubblico del Mancini, portando a casa un punto a testa.